Buongiorno ascoltatori, siamo con Alfredo Zini, uno dei ristoratori di cui si parla in questi giorni. La Costituzione, articolo 21, dice che tutti sono liberi di manifestare, però c'è qualcosa che non quadra, insomma, hanno sospeso tutto, tra cui anche questa libertà. Voi naturalmente avete i vostri diritti e rivendicate di poter lavorare. È in questi termini, insomma, la questione? Sì, in questi avevamo deciso di fare una protesta silenziosa, che voleva dire posizionare delle sedie sotto l'arco della pace e presidiare queste sedie con 4-5 persone che sono state, insomma, designate un po' dei portavoce. Cos'è successo? Che nel momento in cui sono arrivate le televisioni, che hanno sentito i nostri colleghi, i nostri dipendenti, queste proteste, queste rivendicazioni, sono arrivati in numero massiccio. E quindi si è creato un po' una situazione non di pericolosità, perché comunque le distanze sono state rispettate, il posizionamento delle sedie, eccetera. E a un certo momento gli agenti delle forze dell'ordine, che hanno fatto sicuramente il loro dovere, nel senso che il DPCM prevedeva ciò, e però ci hanno lasciato un pochettino così, nel senso che da una segnalazione, perché hanno ritirato i documenti, qualcheduno poi alla fine è stato sanzionato. Insomma, non diamo sicuramente la colpa a quegli agenti che hanno giustamente applicato un DPCM che forse andava rivisto da chi ci governa, insomma. Sì, diciamo che quindi dovevate essere pochi appunto per evitare questo problema, però poi chiaramente l'argomento interessava tante persone perché è chiaro, se dovete riaprire alle condizioni di cui si parla diventa veramente difficile. Già c'è crisi, c'era crisi prima e adesso riaprire con un quarto delle persone, non so, avete già conteggiato quanto vi costa la trasformazione delle vostre attività? Ma guarda, dei conti sporchi, perché purtroppo non abbiamo un disciplinare, non abbiamo un protocollo che ci dica le cose da fare. Però per prendere alcune precauzioni, tipo le mascherine, i guanti, i gel sanificanti, prendere dei prodotti, insomma, in più rispetto a quelli che utilizziamo, un locale di circa 200 metri ha circa 5.000 euro di spese. Questo per anche una pulizia, diciamo così, di fino, di sanificazione, che però potrebbe essere fatta solo la prima volta. Se dovesse ripetersi durante la giornata questa operazione, i costi naturalmente triplicherebbero, e questo dovremmo pensare come utilizzare co e come andare a prendere le risorse per poter fare questo tipo di operazioni, anche perché ad oggi la liquidità è veramente zero. I pochi risparmi che avevamo li stiamo utilizzando per pagare le casse integrazioni dei nostri collaboratori, che fino ad oggi non sono arrivate. Sì, c'è anche quel problema e vabbè, poi le banche non è che aiutano più di tanto perché la banca fa la banca anche se in questi momenti dovrebbero chiudere un occhio e dare una mano, però si sa come ragionano. E quindi quelli che hanno avuto le multe hanno un unico legale, come si stanno attrezzando? Ma adesso vediamo, stiamo coordinando, stiamo capendo anche come muoverci, nel senso se fare un ricorso collettivo al prefetto, allegando naturalmente anche quelle che sono le linee del distanziamento, delle ragioni per poter, insomma, andare a cercare di far capire che oltre il danno ci sarebbe un po' la beffa, nel senso che non avere regole certe per riaprire e dall'altra parte un DPCM che giustamente, ripeto, è stato applicato, ma che oggi forse è fuori luogo. Se basta girare un po' per le città più grandi o più piccole, vediamo che molte persone sono in giro, rispettando naturalmente quelle che sono le prescrizioni della mascherina, a volte dei guanti, ma che comunque possono fare, così come è stato contestato a noi, anche assembramento, anche fuori, per dire, solamente da qualche negozio piuttosto che qualche supermercato. Ecco, da questo punto di vista dobbiamo stare tutti attenti, siamo responsabili e anche ieri abbiamo dimostrato di essere responsabili, seppur in una manifestazione che non era prevista in questi termini, ma che poi si è sviluppata creando probabilmente anche qualche disagio, ma non era nostra intenzione, ma ripeto, in tutta sicurezza, in tutta tranquillità. Va bene tutto, grazie Giuseppe Giuseo, Vaise Press. Grazie e buon lavoro.